Buongiorno, con questo video vorrei aprire un dialogo possibile tra chi di voi vorrà partecipare a approfondire la proposta che facciamo come Città dell'Arte al Comune di Biella nell'ambito dei lavori per i contributi POR FESR 2014-2020 che il Comune ha individuato con un titolo Dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della cultura. Metto anche online oggi stesso il documento che sia quindi consultabile sul nostro sito, in modo che chi vorrà appunto sia informato e possa contribuire, darci dei feedback, e magari incontrarci per approfondire la cosa. Allora, cercherò di essere sintetico perché naturalmente il documento è molto ampio. E quindi vorrei dire che in due parole vorremmo proporre di passare dalla città dell'arte alla città delle terme culturali. Pensiamo a Biella come la prima e forse ancora l'unica città nel mondo che sviluppi questo concetto innovativo, anche un po' ironico, di terme della cultura. Quindi così come ci si prende cura del nostro corpo, massaggiandolo, offrendogli dei bagni nelle acque benefiche, scopriamo, ce lo dice la neurologia, ce lo dice il senso comune, scopriamo che le facoltà più profonde della creatività, della sensibilità, delle più intime, ma spirituali capacità e sensibilità che noi possediamo, anche sono soggette alla medesima legge che vige per il muscolo, che se non vengono esercitate tendono ad affievolirsi, atrofizzarsi. Dunque, vogliamo prenderci cura di noi stessi, così come si fa quando si va a bagnarsi nelle terme tradizionali, prenderci cura di noi stessi. Immergendoci in installazioni che ci massaggino queste facoltà, purtroppo troppo spesso trascurate. Quindi immaginiamo che l'intera città sia costellata da un circuito di installazioni pensate con questa visione, cioè di contribuire a massaggiare le facoltà più profonde della nostra sensibilità. Partiamo naturalmente dalla sede di Città dell'Arte, ma seguiamo un percorso che ricalca la struttura che il comune, struttura urbana che il comune ha individuato come asse primario per gli interventi da realizzarsi con i finanziamenti per la cultura di cui stiamo parlando. Quindi immaginiamo che ognuna delle istituzioni individuate o individuabili faccia un percorso di coprogettazione con noi, con i nostri artisti, per individuare e realizzare delle installazioni che siano specifiche per il luogo stesso, che lo rispettino e lo raccontino e che contribuiscano però nell'insieme di un circuito complessivo a fornire una capacità attrattiva notevole, che possa far venire in mente al turista culturale non soltanto di Torino, di Milano, ma anche della Svizzera, della Liguria, quindi di una maglia che possa estendersi ad una ampia regione europea, anche transfrontaliera. Possa fargli venire in mente di concedersi un trattamento termale, culturale. Sappiamo naturalmente che occorrono dei dispositivi, comunicativi, specifici, non basta pertanto l'esistenza di una matrice che durante tutto l'anno offra questa attrazione, ma servono dei momenti durante l'anno, dei picchi, in cui concentrare l'attenzione dei media e la partecipazione. Abbiamo pertanto pensato a un festival delle arti digitali, dell'ambiente e della partecipazione. Quindi
Immaginiamo di realizzare un percorso di coprogettazione di questo festival che poi in un momento dell'anno veda una ampia partecipazione della città, come molti altri festival ci hanno insegnato in questi anni. Noi abbiamo partecipato direttamente, ma anche abbiamo fruito come fruitori e come pubblico a decine di festival che hanno rivelato delle straordinarie capacità progettuali di città e luoghi, svelandone anche spesso le nascoste meraviglie. E questo varrà anche per Biella, che potrà rivelarsi inaspettatamente attraente al pubblico che sia attratto da questo circuito di terme culturali diffuso nella città. Naturalmente questo circuito è fortemente centralizzato sul comune, sul centro storico direi di Biella, ma non dimentichiamo che potrebbe anche invece rafforzarsi con una serie di presenze extra moenia, se posso così dire, con i massimi attrattori turistici del territorio che vanno appunto dal Santuario d'Europa a Riceto di Candelo e altri che conosciamo e che potrebbero fare parte di una corona capace di rafforzarsi e rafforzare la capacità attrattiva dell'intero progetto. Naturalmente sia connesso con le principali fonti di attrazione di turismo culturale e non solo che il territorio offre, quindi penso naturalmente ai progetti e alle realtà già esistenti, ma anche a quanto sta emergendo sul territorio, in particolare il progetto 015, che proprio sulla medesima asta, perlomeno in gran parte, si innesta. Naturalmente le terme culturali, devono seguire una visione culturale precisa per poter essere forte e distintiva e noi abbiamo, il progetto, il concetto e il simbolo del Terzo Paradiso come grande mito che si sta, affermando nel mondo e posso anche dire in orbita, perché è di pochi giorni fa la notizia che la Stazione Spaziale Internazionale riceverà la missione dell'astronauta italiano Paolo Nespoli, denominata Vita, il cui simbolo, il cui logo sarà proprio il simbolo del Terzo Paradiso. Quindi il Terzo Paradiso anche in orbita diventerà un elemento di significato importante per la generazione che oggi deve affrontare un passaggio epocale. In tutto il mondo si racconta, si parla, si attivano progetti sul Terzo Paradiso, a Biella c'è la sede permanente mondiale, voluta da alcuni di voi, cittadini di Biella, che hanno contribuito a ideare e soprattutto a sostenere la realizzazione di uno spazio, di un luogo dedicato al Terzo Paradiso, visitabile naturalmente aperto e gratuitamente tutti i weekend e in settimana su appuntamento presso i nostri uffici. Quindi ogni installazione declinerà il tema del Terzo Paradiso, e lo, attiverà in una, funzione di terme culturali. Il festival sarà il momento dell'anno in cui la massima visibilità dovrà essere raggiunta. E per realizzare tutto questo abbiamo pensato che le nuove tecnologie, il digitale, siano fondamentali. Abbiamo la fortuna di essere di rimpettai con il laboratorio Sella Lab, con il quale vorremmo realizzare molteplici collaborazioni e sicuramente prevediamo che in questo ambito ci sarà un'occasione notevole di sviluppare insieme le applicazioni della nuova tecnologia ad una visione culturale che comprenda, includa il cittadino e il fruitore in un'esperienza profondamente rigenerativa, stimolante. Quindi immaginiamo che sarà necessario procedere, come stiamo già facendo, lungo le due sponde del torrente Cervo, nell'insediare attività professionali in una sorta di hub, incubatore, in cui ciascuno trovi le condizioni migliori per crescere,
abbiamo degli spazi di co-working, degli spazi di accompagnamento all'impresa. Ecco, in particolare, naturalmente, dovremo specializzare questi spazi sulle tematiche dell'innovazione dei beni culturali e del digitale. Quindi Che Biella diventi anche un luogo in cui si fa scuola sulle tematiche appunto della ge buona gestione dei beni culturali e dell'applicazione della sfera del digitale, delle nuove tecnologie, è un interessante sviluppo che potrà riservare delle belle sorprese. Infine, come quarto elemento, corollario di tutto quanto si vuole realizzare, potremo avere anche una installazione del maestro Pistoletto stesso che venga a rappresentare un elemento che si colleghi a tutto quanto fatto in precedenza e quindi venga a consolidare e coagulare una estensione, una partecipazione, una condivisione del progetto da parte della città, da parte delle istituzioni e di una parte importante della sua cittadinanza. Ecco, quindi in sintesi, sono quattro le direttrici che il progetto prevede. Prima un circuito di installazioni di terme culturali, diffuso lungo l'asse individuato dal piano della città. Secondo, un festival di arti digitali, ambiente e cittadinanza che dia forte visibilità a questa matrice che dura tutto l'anno, mentre il festival avrà una durata temporale limitata. Terzo, sviluppo di un hub, una scuola, un luogo di co-working e di ricerca per la gestione dei beni patrimoniali, ambientali e culturali e delle nuove tecnologie in sinergia con le realtà del territorio specializzate e quarto una installazione di arte pubblica di grande impatto e significato anche utile a rafforzare il brand di attrazione della nostra città. Ecco, spero che questi pochi minuti siano stati sufficienti ad illustrare sinteticamente la visione che anima la nostra proposta e prego vivamente, sono assai interessato e curioso di ricevere feedback diretti alla mia email presso Città dell'Arte da parte dei cittadini che vedranno e vorranno partecipare. L'email è termeculturali@cittadellarte.it. Città dell'arte, una sola parola, senza accento né apostrofo. termeculturali@cittadellarte.it. Bene, vi ringrazio e spero di proseguire in un dialogo ascoltandovi e magari incontrandoci nella sede di Via Serralunga di Biella. Grazie.